Belén Rodríguez fa un tuffo nel passato e parla di Emma Marrone. Belén Rodríguez è tornata da poco al centro del gossip per via del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due sono tornati insieme e la showgirl argentina ha anche dichiarato che le piacerebbe avere altri figli con suo marito. In un'attesa intervista a Key Magazine, la Rodríguez ha ripercorso alcuni passaggi della sua relazione, raccontando anche di aver provato ad essere simile ad Emma Marrone. Durante la chiacchierata con il giornalista Valerio Palmieri, Belén ha parlato della sua storia con Stefano De Martino e ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Amadeus, che quest'anno hanno fatto tanto scalpore prima del Festival di Sanremo. La showgirl ha spiegato di non aver trovato nulla di male nella frase del passo indietro, che invece ha fatto scoppiare la polemica. Secondo la Rodríguez, ci sono delle persone che hanno una personalità leader come lei e dunque i compagni di chi ha questo carattere devono capire e gestire la situazione, che può diventare impegnativa. Belén ha detto che Amadeus faceva riferimento proprio a questo e non c'era nulla di male nelle sue dichiarazioni. Inoltre lei si è innamorata di Stefano De Martino, che è un vero e proprio leader. La bella argentina ha raccontato che quando ha conosciuto il ballerino, lui era fidanzato con Emma Marrone, mentre lei con Fabrizio Corona. Belén ha spiegato ai microfoni di Key che quando si sono messi definitivamente insieme, lei ha provato ad imitare Emma perché era infastidita all'idea che l'ex fidanzata del suo compagno sapesse cantare così bene e si metteva a confronto costantemente con la Marrone. Quindi ha provato a copiarla imparando il canto e l'ha spesso emulata in atteggiamenti e comportamenti. La Rodríguez ha detto che spesso è normale e che imitare gli ex dei propri fidanzati è un modo per piacere di più. Nel corso di questa intervista, che si è dimostrata davvero molto interessante, la Rodríguez ha anche parlato di suo figlio Santiago. Belén ha detto che sicuramente suo figlio non rimarrà solo, perché lei probabilmente avrà un altro bambino con Stefano, ma anche perché la sorella Cecilia sta pensando seriamente di diventare mamma con Ignacio Moser. È quindi possibile che Santiago avrà un cuginetto. Belén ha anche confessato che Stefano De Martino è sempre stato convinto che sarebbero tornati insieme e lei con lui si è sempre sentita al sicuro, anche dopo la separazione. Poi, in tema di bellezza a volte eccessiva, la Rodríguez ha definito circensi i programmi di Barbara D'Urso, criticando la sua scelta di portare spesso in trasmissione persone che sono state deturpate dalla chirurgia estetica. Secondo Belén, una ragazza bella che sa fare spettacolo normalmente funziona di più, perché dappertutto viene prediletto chi ha un aspetto fisico gradevole e anche se questo può essere crudele, sicuramente è un meccanismo della televisione. Valerio Palmieri ha anche chiesto alla showgirl la sua opinione sui comportamenti di Antonella Via, che all'interno della casa del Grande Fratello VIP stanno facendo discutere. Belén ha risposto spiegando di non essersi mai appassionata alla vita privata di Antonella, ma di aver capito che ha sofferto e dunque è probabile che adesso abbia un disagio. L'aggressività della Lia sarebbe un modo di manifestare questi suoi problemi. Infine, la Rodríguez ha ammesso che il suo personaggio è diventato uno tutt'uno con la vera Belén. Anche quando è a casa in pantofole, non può fare a meno di truccarsi e di essere sempre in forma smagliante. Che ne pensate di questa intervista e delle dichiarazioni fatte sul conto di Emma Marrone? Vi piace Belén Rodríguez? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.